avrebbe colpito e nessuno sapeva perché. Avrebbe colpito e nessuno sapeva quando. Avrebbe colpito e nessuno sapeva chi. Era scattata l'ora del terrore. Una figura indistinta, impastata di sangue, sembrava avere l'omicidio nelle vene. L'omicidio per vocazione. L'urlo agghiacciante della morte ancora aleggiava nell'aria, si ingigantiva, martellava ossessivo in ogni cervello fino a rendere la paura follia. Lei forse sapeva qualcosa. Lei forse aveva visto qualcosa. Lui forse aveva intuito qualcosa. E la verità scottava, feriva, uccideva. Perché l'ha ucciso? Io non l'ho ucciso. Il delitto nel sangue. Leon! Era un incubo spaventoso. Pazzia scatenata o freddo spietato calcolo? Uccideva per il gusto di uccidere oppure c'era un oscuro preciso movente? Questo l'interrogativo della polizia. Questo l'angoscioso dubbio di ognuno di loro, perché ad ognuno poteva toccare. E ciascuno vedeva negli occhi dell'altro una luce omicida. Il desiderio di uccidere, il marchio dell'assassino. Avevano il cuore in gola, il respiro mozzo, le mani sudate, l'occhio sbarrato in tenebre che non potevano squarciare. E il terrore nelle viscere, dentro, che li rendeva iene pronte a sbranare. Questa curiosità ti costerà la pelle. Per vivere, per sopravvivere, perché non sapevano come avrebbe colpito quella figura indistinta, impastata di sangue, che aveva l'omicidio per vocazione.